ringrazio naturalmente Lucio da indegno maestro. Io il compito che è stato affidato è quello di parlarvi dell'anatomia della pleura sia radiografica che TC, rischiando naturalmente di essere il più meno noioso possibile. È necessario naturalmente un raccordo anatomo-patologico, o meglio anatomo-radiologico, che ci dice che fondamentalmente che i due sacchi pleurici delimitano uno spazio e rivestono il polmone. Questa funzione lo fa la pleura viscerale, la parete toraco-mediastinica, e a questo compito è destinata la pleura parietale. Il passaggio tra viscerale e parietale a livello mediastinico avviene in corrispondenza di polmonare, dove avviene la riflessione pleurica. Di regola, e questo va ovviamente come regola generale, la sola pleura anatomica è troppo sottile per essere risolta anche in tomografia computerizzata. Vedremo circa, quindi di regola, sì la pleura, ma più delle strutture adiacenti. Parlerò perciò dello spazio del fluido pleurico, della pleura parietale con le componenti costale, mediastinica e diaframmatica, della pleura viscerale che guarda la superficie costale, quella mediastinica, quella diaframmatica, naturalmente la pleura delle scissure o pleura scissurale. Il fluido degli spazi pleurici è quantitativamente intorno a 6 ml per chilo, in un soggetto di 70 kg, 25 ml, circa 12-13 ml per cavo. La proiezione del decubito laterale ispiratoria è la più sensibile di quelle della radiologia tradizionale per la dimostrazione di piccole quantità di fluido. Questa è una scoperta molto vecchia e addirittura più vecchia della mia nascita. Aspetta infatti a Müller e Lohfert nel lontano 1945. Oggi ovviamente per lo studio del fluido pleurico, per la presenza di dimostrazione di fluido pleurico, non si ricorre più la radiologia tradizionale di regola, ma l'ecografia e la tomografia. Il fluido pleurico si forma e ha un turnover nello spazio pleurico. La formazione del fluido pleurico avviene grazie al divario pressore che esiste tra circolo sistemico e circolo polmonare a più bassa pressione. Questo fluido viene poi diffuso nello spazio pleurico grazie a un fenomeno della capillarità e alla presenza di microvilli che continuano a spergere il fluido pleurico che si forma nello spazio pleurico. In corrispondenza della pleura parietale esistono dei fori, degli stoma, come si dicono, in cui è possibile ovviamente assicurare il drenaggio linfatico e la fuoriuscita di cellule. Ma oggi uno spazio sempre più ampio si dà un fenomeno particolare detto pinocitosi, che fa sì che la membrana pleurica sia in grado di fungere da trasporto di materiale cellulare e materiale corpuscolato, semplicemente incorporando in vescicole e versandolo sul versante opposto, comportandosi quindi attivamente, cosa che in passato non si riteneva possibile. Il fluido pleurico aumenterà naturalmente in relazione alla gravità, cioè sarà più spesso alle basi, e aumenterà con la frequenza respiratoria. E aumentando la frequenza si ha una maggiore necessità di lubrificante e aumenta la produzione di fluido pleurico. Non tutti i mammiferi hanno uno spazio pleurico. Per esempio, l'elefante non dispone di uno spazio pleurico. Lo spazio pleurico che si forma nell'embrione viene rapidamente obliterato da uno stretto strato di tessuto connettivale lasso, che ha una funzione per così dire meniscale, cioè una funzione di ammortamento della mobilità dell'elefante, e cui evidentemente funge e cui assicura la trasposizione della mobilità della parete toracica al polmone, assicurando quindi la ventilazione.
Questa mancanza di fluido, di spazio pleurico, è attribuita a un comportamento particolare che ha l'elefante, quello dello snorkeling, cioè la possibilità di respirare a circa 2 metri di profondità. Per respirare, inspirare a 2 metri di profondità, bisogna esercitare una profonda pressione negativa che comporterebbe una lesione della superficie del componente parenchimale, determinando delle edemi e delle emorragie sottopleuriche. Quindi forse per questo motivo l'elefante non è fornito di spazio pleurico. Condizioni molto diverse riferite al nostro snorkeling, perché ovviamente noi nuotiamo con il livello della bocca sostanzialmente prossimo a quello dei polmoni. Quando lo scivolamento tra la pleura viscerale e parietale viene meno, quindi non viene più assicurato lo spostamento tra le due pleure, che voi sapete è massimo in corrispondenza delle porzioni inferiori del torace, perché è qui che si verifica la massima differenza di distensione alveolare. È proprio in questo punto che, quando viene meno la funzione di scorrimento del liquido pleurico, si formano delle densità legate al processo di adesivo tra i due pleuri, che assumono diversi aspetti. Un aspetto, per esempio, molto noto, che chiamano gli americani zampe di corvo, in Italia più noto come zampe di gallina, sono quelli in estetismo che accompagnano gli angoli degli occhi. Questi tipi di densità lineari, che possono essere naturalmente di più piccole dimensioni, in questo caso di un espessimento pleurico conseguente ad asbesto, o assumere morfologie addirittura estremamente fini in corrispondenza della superficie pleurica, che prendono il nome di air density perché assomigliano a una propria vera e propria peluria. Il quadro naturalmente diventa anche più complesso quando il processo organizzativo non si limita a queste densità grossolane lineari, ma comincia ad organizzarsi più compiutamente, determinando la presenza di ateritrasie rotonde. Vediamo perciò che i riflessi dell'organizzazione pleurica è estremamente complesso, ma è un continuum che va dalle air density alle densità per ateritrasia rotonda. Questo comportamento è molto diverso dalle placche pleuriche da esposizione all'asbesto, in cui sono strutture della pleura parietale, in cui di regola la pleura viscerale scivola liberamente. Quindi non esistono dei significativi dare conseguenze funzionali ad opera della presenza di placche pleuriche, cosa che invece si verifica a seguito dell'abolizione della funzione di scorrimento dello spazio delle due pleure per congelamento conseguente alla pleurite. I cavi, i due lati, vengono a contatto normalmente in due posizioni specifiche: in corrispondenza della cosiddetta linea giunzionale anteriore e posteriormente in corrispondenza della linea giunzionale posteriore. Spesso nel soggetto adulto o soggetto un po' corpulento c'è una quantità adiposa variabile che separa i due cavi. In corrispondenza della linea di giunzione posteriore, vedete qui la linea di giunzione anteriore, come la presenza di un pneumotorace dimostra chiaramente la presenza dei due sacchi pleurici, questo grazie al contrasto offerto dalle camere di pneumotorace e dal pneumomediastino, quindi due sacchi pleurici che vengono a contatto tra di loro. Posteriormente questo non è possibile completamente, perché è solo possibile solo superiormente, perché in basso vedete la presenza di questo pneumotorace e il sacco pleurico è sbarrato dalla presenza del mediastino e segnatamente dall'esofago e dalla porta discendente. Però anche qui esistono delle curiosità. Esiste un'anomalia congenita noto come polmone a ferro di cavallo, in cui il polmone, vedete, in sede a retroesofagia, vedete, fa da ponte, e quindi in questo caso specifico esiste una discontinuità anatomica tra i due sacchi pleurici. Ma la pleura parietale, in questo caso diaframmatica e costale, viene a contatto l'una con l'altra in una situazione particolare di corrispondenza dei segni costofrenici.
perché in questa sede il polmone non raggiunge completamente la profondità del seno e anzi l'espirazione è ampio il contatto tra le due pleure. Questo può avere conseguenze dal punto di vista interventivo perché possiamo sì introdurre un ago liberamente per andare a biopsiare magari il fegato, ma qui se introduciamo un drenaggio è ovvio che non abbiamo un pneumotorace perché ovviamente non lediamo la superficie polmonare ma mettiamo in contatto il peritoneo con il cavo pleurico. La pleura parietale, e abbiamo detto distinti in costale, diafragmatica e mediastina, quella costale ha come spessore, in tomografia computerizzata, uno spessore variabile che non eccede in genere l'1-2 mm, sulle coste di regole invisibili a meno che ci sia una grossa quantità di tessuto adiposo. È abbastanza facile, ovviamente, riconoscere le condizioni patologiche della pleura, forse con due diciamo, possibili pitfalls. Uno è rappresentato dal muscolo toracico interno, in cui esiste un'inserzione sternale e poi poi va aprendosi in corrispondenza alle inserzioni costali. Vedete qui rappresentato in tomografia computerizzata, su costrazioni e ricostruzione frontale, e ovviamente sulle scansioni assiali, vedete che può simulare la presenza di una placca pleurica. È molto facile da riconoscere, qui in genere triangolariforme, è messo appena a lato dei vasi intercostali. La seconda pitfall può essere rappresentata invece dalla porzione più posteriore, in corrispondenza delle docce, dove le strutture vascolari assumono una morfologia che può simulare la presenza di una placca. Vedete alla vostra destra vere placche pleuriche invece legate che si sviluppano in corrispondenza delle docce paraspinali. Facile riconoscere perché in questo caso sono in genere tortuose e convergono verso strutture più grandi, sistemi ziagos, aorta. Qui placche pleuriche, in questo caso calcifiche, vedete che alcune tendono a localizzarsi preferenzialmente proprio nelle docce paraspinali. Al di sotto della pleura sta il grasso extrapleurico che ci dà forti informazioni circa il comportamento della pleura. Vedete che un soggetto grasso spesso si interpone in corrispondenza della posizione supralaterale della fissura, della fissura, determinando quelle pseudispessimenti pleurici che ovviamente l'esperienza mi sia subito a scartare, ma la cosa interessante è che a seguito dell'abolizione della mobilità pleurica tende a sviluppare e aumentare dal punto di vista quantitativo e incrementare anche in modo rilevante. Tipico, per esempio, sono gli spessimenti pleurici, spessimenti di tessuto adiposo che si riferiscono in corrispondenza degli apici e possono essere così ridondanti da creare dei problemi di analisi differenziale del tumore di pancreas. Vedete come in questo caso, questa è una neoformazione pleurica, un fibroma pleurico, vedete come il grasso del tessuto adiposo extrapleurico siano perfettamente e regolarmente conservato, che sta a indicare un perfetto scorrimento tra le due pleure che non ha impattato e non ha determinato delle conseguenze proliferative sul tessuto extrapleurico. La pleura diaframmatica. La pleura diaframmatica rappresenta frequentemente una zona buia per il radiologo, facile al riconoscimento delle placche quando sono tangenti, ma più problematiche e spesso fonte di errore sono placche pleuriche calcifiche o non calcifiche più spesse che sono cotte frontalmente sul periostiale. Queste sono spesso misconosciute, vedete come una placca pleurica non riconosciuta correttamente attribuita a un nodulo polmonare con un follow-up inutile. Analogamente lo spessimento della pleura diaframmatica può determinare dei comportamenti patologici, degli aspetti patologici non usuali, facile riconoscere in questo caso di spessimento pleurico, evidentemente della pleura diaframmatica, ma in questo caso specifico vedete esistono delle densità lineari attribuite al parenchima polmonare e descritte come tali, ma solo andando a vedere più correttamente vedete che esistono degli spessimenti pleurici che riguardano la pleura diaframmatica che danno quelle densità a zampa di gallina che abbiamo detto precedentemente, ma in questo caso sono orientati verso l'alto. La pleura viscerale. La pleura viscerale è costituita da un'endopleura, da uno strato principale, una mia elastica, e uno strato vascolare, interstiziale, con la elastica interna. E quindi la pleura viscerale ha quindi alcune proprietà fondamentali. È sottile, quindi non è visibile radiologicamente sul metale. Esiste uno spazio all'interno della pleurica
perché lo mette in comunicazione notoriamente con l'interstizio interloculare, e quello interloculare, l'interstizio settale, questo è uno schema preso dalla distribuzione interstiziale di Weyl, dicevo che è uno spazio, è elastico, è occupabile ed espandibile ed è in continuità con l'interstizio polmonare. Vedete come l'abolizione, in questo caso, del ritorno elastico pleurico, che è un comportamento fondamentale, fa sì che questo pneumotorace non si risolva, perché non è possibile far sì che il ritorno elastico del polmone, le fibre elastiche, vanno a chiudere la breccia che si è verificata. Ma, dicevo, è espandibile nel senso che raccolte aria come blebs, ma tutto quello che volete, edema, per esempio fluido, è nel caso dell'edema, ma anche cellule, nel caso delle infangite carcinomatose, più o meno organizzate, anche i granulomi, possono localizzarsi in questa sede anatomica. È il caso di questa, per esempio, sarcoidosi, come vedete, effettivamente queste localizzazioni classicamente periferiche che vedete sulla superficie pleurica. Ma esiste anche un'ulteriore implicazione di questo spazio vascolare pleurico che fa sì che sia particolarmente sviluppato il sistema linfatico, i canali linfatici. Questo particolare sviluppo linfatico fa sì che esista una continuità nella distribuzione linfatica tra densità polmonare, laddove si verifica l'inversione del flusso, e densità opacità pleuriche e anormalità pleuriche che possono diffondere attraverso strutture linfatiche dell'interstizio broncovascolare centrale. Cito ancora ovviamente un amico, un vecchio amico che conoscono ovviamente soprattutto i vecchi, mi riferisco a Eisman, che ha sottolineato dal punto di vista iconografico, ovviamente, dei reperti che aspettavano originariamente a Spencer, di come l'inversione del normale del flusso centricolo verso i fonodinari crea circoli collaterali attraverso i linfatici pleurici, facendo sì che la patologia neoplastica possa diffondere più distalmente. Quindi ci giustifica la volontà di presentazione di alcune linfangite carcinomatosi focale, ma anche ovviamente della sarcoidosi e linfangite neoplastica. Le scissurae e la scissure hanno classicamente una morfologia elicoidale, con la porzione superiore rivolta verso l'esterno, mentre la parte più bassa della scissura ha una porzione anteriore maggiormente orientata, conversa anteriormente, un comportamento perciò ondulante. L'aspetto ovviamente della tomografia computerizzata è determinato dal decorso, dal piano di colto, dal piano di scansione, dagli algoritmi che vengono utilizzati, che possono più o meno rinforzare questo tipo di immagini, dalle iperdensità pleuriche, dalle zone con gli alveoli sottopleuriche. Potremmo perciò avere immagini lineari a doppia linea, legate spesso al movimento, ipodensità strisce, iperdensità strisce. Ovviamente non sono difficili da riconoscere. Le pleure sono non infrequentemente incomplete, questo fa sì che i processi patologici possano ovviamente diffondere da un lobo all'altro senza avere la limitazione, il limite esercitato dalla pleura. Ma anche la distribuzione del liquido può essere condizionata e creare aspetti particolari che possono essere confondenti, come nel caso della cosiddetta segno della cessura incompleto di Dendy, che dà una iperdiafania legata al fatto che la pleura, cioè il liquido pleurico, non si introduce più oltre, non si introduce oltre un certo livello di corrispondenza delle cessure, determinando aspetti che possono simulare patologie, in questo caso specifico, per esempio, un pneumotorace mediale. Le cessure accessorie, direi di volare su questo aspetto perché sono più una curiosità anatomica. Ricordo la porzione superolaterale della scissura, la porzione superolediale, la scissura che separa il segmento apicale inferiore della piramide basale, che è in grado di determinare aspetti particolari per quanto riguarda la teletasia del segmento apicale dell'orbo inferiore, la scissura che separa il segmento mediale dal laterale all'interno del lobo inferiore, la scissura verticale più comune del bambino, spesso conseguito da un particolare orientamento della grande scissura. Le stesse considerazioni che ho fatto per la pleura viscerale valgono anche per ovviamente la pleura viscerale scissurale. Anche qui esiste una predisposizione di localizzazione che vi aiuta, può aiutare in modo specifico a riconoscere, per esempio, questa PID che è una distribuzione scissurale con noduli, evidentemente una distribuzione linfogena
suggestiva per la sua pudosa, quasi caratteristica, ma anche qui vedete come lo stesso enfisema parassettale abbia una particolare configurazione in corrispondenza delle scissure, perché ovviamente ha lo stesso comportamento e ricorda ancora come la diffusione pleurica così importante per le patologie neoplastiche possa interessare allungamente anche la pleura viscerale. Ovviamente nello spazio possono svilupparsi raccolte fluide, raccolte solide, come questo core fibromapeurico, e raccolte idroaereo. In conclusione, l'anatomia della pleura ha implicazioni sulla fisiologia della ventilazione polmonare e processi patologici possono diffondere o venire limitati dalle pleure. Reperti semiologici fini richiedono una raffinata conoscenza anatomo-radiologica, in particolare gli specimenti pleurici e le placche. Ricordarsi sempre di guardare bene anche la pleura diaframmatica, questa orfana. La continuità interstiziale e la ricchezza dei linfatici fanno della pleura viscerale un marker per le pinte, lesioni focali a distribuzione o a diffusione linfogena. Vi ringrazio dell'attenzione, spero di essere stato.